deciso, l'avevamo già detto in campagna elettorale, che volevamo che la funzione di Forte Marghera restasse diciamo multicolore e multifunzione, che è forse una delle sue ricchezze particolari, per cui a differenza di chi pensava magari di farci qualcosa di unico o di esclusivo, magari di chiuso, abbiamo pensato che invece sia utile continuare con questo luogo appunto aperto, e stiamo perseguendo questa strada. Dopodiché la cosa più difficile e più costosa è dargli le funzioni, cioè costruire i contenuti, perché i contenitori, consumato, è abbastanza facile fare, anche se anche qui abbiamo visto delle cose incredibili. E per cui cioè, cerco di incastrare questa mostra dentro un progetto culturale del Forte, ma che è all'interno poi di un progetto culturale che comprende il Vega, che comprende San Giuliano, che comprende Piazza Bal, che comprende Marghera, cioè in maniera tale che diventi appunto un fulcro e anche la possibilità di essere raggiungibile. La funzione è di giorno per le famiglie ovviamente, e per cui la funzione culturale diventa importante. Là c'è la mostra sulle moto che abbiamo inaugurato mesi fa, che ha avuto un grande successo di curiosità eccetera. Anche qui vorrei sottolineare, tutto a costi praticamente zero, cioè nel senso che abbiamo chiesto agli appassionati, a chi ha competenza eccetera, di darci una mano, e per cui sottolineo questa cosa perché se avessimo anche speso soldi sarebbe ancora più facile. Per cui qui è un'ennesima dimostrazione del grande patrimonio culturale che ha il comune, in questo caso l'archivio Giacomelli, che è uno degli archivi più belli che ci sono in Italia. Ne abbiamo veramente tantissime fotografie, adesso c'è un gruppo di lavoro che ci ha sempre lavorato, dipendenti del comune, però francamente non è che i cittadini questa cosa in qualche modo abbiano avuto un qualche ritorno. Adesso, riuscendo a utilizzare queste esperienze, a utilizzare i mezzi che ci sono già, diamo visibilità a questo lavoro, diamo visibilità alle nostre ricchezze che sono spesso sepolte nei magazzini, sepolte nei depositi, insomma, magari a beneficio soltanto di pochi studiosi. Per cui oggi cominciamo con una cernita che io non ho visto, so che sono foto di modelle, di attrici che sono venute nella, diciamo, nella Biennale Cinema di bei tempi. Credo che però su tematiche specifiche continueremo a far vedere l'archivio, direi anche magari in altri luoghi, in altre sedi, insomma, in maniera tale da dare funzione a questo luogo, ma anche sviluppare, insomma, la conoscenza del nostro patrimonio cittadino. Poi, come diceva Marco, effettivamente questo luogo ha riscontrato dei successi di numeri di pubblico enormi, vuol dire che la città è viva e vuole farcela, ed è una, insomma, una diretta conseguenza di un lavoro fatto tutti insieme. Insomma, io vorrei ringraziare anche le forze dell'ordine, perché senza di loro, in generale, dico, le chiamo tutte, qui c'è il questore, ve lo saluto, dico, grazie a loro siamo riusciti piano piano a ripulire, anche lì con grande attenzione, con grande, però la realtà è che qui c'erano, oltre all'Alba Alta, c'era un po' di tutto. Ci vogliamo riconquistare la città, non è una cosa che si fa oggi per domani. Voi sapete che qui a Forte Marghera sono stati investiti molti, cioè dobbiamo investirli, abbiamo fatto i progetti, e per cui non so, mi ricordo quanti soldi dobbiamo mettere, 12 milioni, 7 più 5. Adesso partiremo con le opere di urbanizzazione, lo dico per la gente, insomma, che lo frequenta abitualmente. Voi avete visto che già qualcosa abbiamo restituito, abbiamo già fatto un po' con la Fondazione dei Musei. Avendo rimesso la Fondazione dei Musei inutile, l'anno scorso ha guadagnato, cioè di solito faceva pareggio, era sempre là che aveva chiave. Adesso l'anno scorso ha fatto 2 milioni e 6, quest'anno si appresta a fare più di 2 milioni e quest'anno di utile. Quei soldi poi li reinvestiamo nelle attività, anche su maestre, anche sulle mostre, sui candiani, cioè per cui oltre a fare le attività solite riusciamo a fare mostre e portiamo le mostre nel territorio. Penso e mi auguro che la Biennale continui a investire su maestre, speriamo di riuscire anche all'interno di Piazza Ferreto a fare la Biennale Giovani, per cui a dare una funzione anche lì, adesso fra un po' dalla parte di qua aprirà l'M9, in maniera tale che uno con la bicicletta, maestre, comincia a essere una zona dove c'è tanta roba da vedere, insomma, per cui uno ci sta anche volentieri e magari scarichiamo un po' la pressione turistica che c'è sul centro storico, magari un giorno uno vede il centro storico, l'altro giorno viene qua. Abbiamo il Parco San Giuliano che è straordinario, l'investimento lì con le remiere diventerà funzionale non solo a loro ma a tutta la città, perché il remo, la voga, lo sport in acqua è fondamentale. Ci sono tantissimi problemi, lo sappiamo, ne parliamo continuamente, però intanto cominciamo ad agire, sistemiamo anche tutta la parte di barconi con soldi loro, insomma tutta la zona dovrebbe essere messa a posto in maniera positiva. Qui dietro verrà aperto un ponte ciclopedonale con via Torino, perché tutti gli studenti, soprattutto la parte universitaria, potranno venire qua la sera a divertirsi, ma anche di giorno potrebbero arrivare a Santa Marta con le piste ciclabili o andare a correre al parco. Insomma, l'idea è un po' di un campus dove integriamo giovani e anziani. Qui questa presenza
è la mostra, sì, però è la testimonianza, insomma, che devo dire anche a tutti quanti, persone anche che hanno scommesso dandoci una mano, perché poi non è che diamo soldi, cioè qui tanti volontari, tanta gente a gratis, e poi anche i dipendenti del comune che si stanno veramente dando tanto da fare, devo ringraziarli, come anche le associazioni e, ripeto, tutti quelli che stanno aiutando perché la città migliori, per cui è un simbolo, anche se piccolo, ma è un simbolo di grande rilancio, ci sono qua e siamo qua proprio per dare questa testimonianza.